Grande successo per la festa di primavera organizzata lo scorso 17 maggio dalla Croce Rossa di Mede in collaborazione con l'amministrazione comunale e i Vigili del Fuoco. Un'ottima occasione per portare alla ribalta tutte le attività portate avanti dalle componenti di Croce Rossa, ma anche per fare campagne reclutamento di nuovi volontari e pionieri. Clou della manifestazione è stata l'esercitazione congiunta di primo soccorso, sempre in sinergia con i pompieri del distaccamento medese, con l'allestimento di 8 scenari e la dimostrazione pratica di diverse tecniche di soccorso. C'è un'esercitazione congiunta di Vigili del Fuoco del distaccamento di Mede con la componente volontari del soccorso della Croce Rossa di Mede, che prevede la realizzazione di 8 scenari di soccorso urgente in sinergia con i Vigili del Fuoco e nella particolarità appunto di questa nostra esercitazione abbiamo simulato degli incidenti stradali, abbiamo simulato una persona ustionata e anche una persona investita. Simulazioni di ciò che avviene quotidianamente quando i volontari sono chiamati a intervenire con tempestività su emergenze spesso in situazioni difficoltose e dove è importante il gioco di squadra con il coordinamento con la centrale operativa del 118. La nostra giornata oggi prevede una serie di scenari che riproducono delle situazioni totalmente reali, tra le quali c'è un incidente sul lavoro con la simulazione di un incendio successivo a uno scoppio, uno spionato. Un incidente stradale dove verranno provate anche delle nuove attrezzature per liberare dei feriti incastrati, una simulazione addestrativa classica che è lo spegnimento delle bombole di GPL incendiate che rotolano, per cui l'operatore deve dimostrare la propria professionalità e la propria capacità di avvicinarsi a degli oggetti in fiamme, e per terminare una manovra SAF di soccorso alpino speleologico e fluviale dove si simula il recupero di un infortunato in quota, per cui occorre avvicinarsi con delle tecniche tipiche dell'alpinismo che vengono utilizzate in ambito di soccorso tecnico urgente. In serata, per chiudere, la seconda fiaccolata benefica per le vie del paese e in Piazza della Repubblica, rinfresco allestito dalla sezione femminile e dai volontari della Croce Rossa.